È stato probabilmente un cortocircuito a causare lo scoppio nell'officina artigianale di via Calami a Vogogna, scoppio che questa mattina, verso le 9, ha richiamato l'attenzione di molti vogognesi preoccupati per il boato che ha rotto il silenzio del paese facendo temere il peggio. Un cortocircuito che ha causato lo scoppio di una bombola, forse di GPL, una delle diverse bombole che il proprietario della casa ha nella sua piccola officina dove svolge alcuni lavori. Il boato ha fatto accorrere diversi vicini di casa che si sono trovati di fronte ad una colonna di fumo nero che si levava proprio dall'officina, un edificio ricavato nel piccolo cortile a 2 passi dall'abitazione che si trova dietro la linea ferroviaria Domodossola-Novara, a poche centinaia di metri dalla stazione. Per fortuna nessuno era rimasto ferito. Il proprietario della casa era spaventato ma illeso. L'officina invece era semidistrutta al suo interno. Il cortocircuito ha provocato delle scintille che probabilmente hanno innescato lo scoppio della bombola, sviluppando all'interno del locale l'incendio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Domodossola con 3 automezzi e un'ambulanza del 118. I vigili hanno dovuto lavorare a lungo per tutta la mattinata per spegnere l'incendio, ma soprattutto hanno dovuto mettere in sicurezza, raffrettandole, le altre bombole presenti sul posto per evitare scoppiassero e causassero un disastro. Notevoli danni, ma come detto, né la casa del proprietario né quelle vicine hanno riportato danni.